ambasciatore, ti puoi presentare? Massimiliano Mazzanti, sono nato a Roma 53 anni fa, sono ambasciatore d'Italia in Uganda, Ruanda e Burundi. Tre motivi per consigliare questa carriera a un giovane oggi. Consiglio vivamente la carriera diplomatica ai giovani che vedono nel cambiamento, nella trasformazione, un'occasione per crescere professionalmente ed umanamente. La carriera offre questo cambiamento e lo offre in continuazione. Ogni 3-4 anni siamo chiamati a cambiare paese, continente, lingua, cultura. Dobbiamo tornare un pochino studenti, tornare a studiare, tornare ad approfondire per servire meglio il nostro paese e per cercare di metterlo nel miglior dei modi in relazione con la realtà che ci ospita a livello bilaterale e multilaterale. Se questa è la prima ragione, la seconda è sicuramente l'orizzonte a 360 gradi che la carriera diplomatica oggi offre. E lo offre perché c'è ovviamente la rivoluzione della comunicazione, del digitale, le informazioni sui social media. Questo fa sostanzialmente, devo dire, dei nostri giovani persone che sono assolutamente attrezzate per far fronte alla, non solo alle sfide, alle grandi sfide della diplomazia, ma alle grandi sfide globali. Questo tipo di capacità che è stata sviluppata ne fa dei nostri giovani sicuramente candidati ideali per la diplomazia. Un terzo elemento è il fattore umano. Il fattore umano ancora è determinante in diplomazia, lo è nella fase ovviamente eccellente delle relazioni bilaterali o multilaterali, lo è ancora di più quando queste relazioni entrano nella loro fase patologica. Quello è il momento in cui il fattore umano fa realmente la differenza. La capacità di creare sintonia e comunicazione è un elemento fondamentale per il successo dell'azione diplomatica. Com'è cambiato il ruolo dell'ambasciatore oggi rispetto a 30 anni fa? La carriera tradizionale di qualche decennio fa era decisamente diversa da quella moderna, era molto meno multilateralista, era più incentrata sulle relazioni bilaterali e su una forma tradizionale sostanzialmente di esercizio della diplomazia da parte dei nostri ambasciatori. Lo sviluppo delle comunicazioni, lo sviluppo della velocità delle comunicazioni, lo sviluppo digitale e la necessità sostanzialmente di adattare la diplomazia a questa velocità ha imposto un passo diverso ai diplomatici di tutto il mondo. E quello che sostanzialmente dobbiamo fare è essere in grado, come dicevo prima, di tornare in qualche modo studenti per studiare le grandi sfide globali. E le sfide globali sono davvero moltissime. Lo è il cambiamento climatico, il climate change, lo è il terrorismo internazionale, lo sono le pandemie come Covid-19. Questo è un pochino il segreto della nostra diplomazia. La diplomazia e il multilateralismo sono strumenti estremamente utili sostanzialmente per affrontare le grandi sfide e le grandi instabilità che purtroppo regionalmente ancora stiamo sperimentando un po' in tutti i continenti, Africa compresa.